Edward VIII e Wallis Simpson avevano un complotto segreto per negare il trono alla regina Elisabetta II, ha affermato una volta il biografo reale Christopher Wilson. Sua Maestà ha celebrato 70 anni sul trono il mese scorso, un anniversario senza precedenti per un monarca britannico. Le celebrazioni per la straordinaria impresa si svolgeranno durante tutto l'anno, culminando in un fine settimana festivo di 4 giorni a giugno. I 4 giorni di celebrazioni includeranno una serie di eventi pubblici e attività comunitarie, tra cui Trooping the Colour, uno speciale concerto dal vivo da Buckingham Palace e The Big Jubilee Lunch. Eppure, se il duca e la duchessa di Windsor avessero fatto a modo loro, questo anniversario potrebbe non essere mai accaduto. Christopher Wilson, autore di numerose biografie reali, ha rivelato nel 2009 che il duca e la duchessa in esilio hanno escogitato un piano per cambiare il corso della storia britannica. L'ex re Edoardo VIII abdicò al trono nel 1936 per sposare la divorziata americana Wallis Simpson e la coppia fu effettivamente esiliata dal Regno Unito. Eppure, ha detto il signor Wilson al Telegraph, avevano pensieri profondamente ambiziosi per tornare nella primavera del 1946 con la salute di re Giorgio VI che cominciava a peggiorare. La trama raggiunse il suo apice nel 1949, quando il signor Wilson disse che c'era un pesante pregiudizio contro l'allora principessa Elisabetta che diventava regina a causa dell'influenza di Mountbatten. La forza combinata di Lord Mountbatten e suo nipote il principe Filippo di Grecia, intitolata il duca di Edimburgo a questo punto. Una lettera tra il duca e la duchessa di Windsor e Kenneth de Courcy, un confidente di Windsor. Vide emergere un complotto che li avrebbe portati a tornare in Gran Bretagna, acquistare una proprietà e aspettare che altri gli suggerissero di diventare re ancora una volta. La prima prova scritta del complotto era datata 19 marzo 1946 e si riferiva all'argomento di cui abbiamo discusso a Parigi. Anche la duchessa era coinvolta nella trama e sapeva del suo desiderio di tornare alla vita pubblica.